evidentemente con quanto abbiamo espresso all'esterno di questa aula con i cittadini, con le rappresentanze, con gli operatori, in cui noi abbiamo sostenuto che avremmo dato il nostro voto favorevole a tutto quello che poteva sostenere la causa che si stava portando avanti per il ritorno a degli indici di fabbricabilità e un'accettabilità e anche un ritorno a PUA che noi abbiamo di fatto momentaneamente soppressi, se spera la parola momentaneamente la sia vera. Noi questo l'abbiamo dimostrato in aula votando tutto quello che era possibile votare. Non credo che succederà la stessa cosa verso l'ordine del giorno di PDL, solo perché abbiamo visto che già di partenza in questa aula è maturato accordi che li definirei più elettorali che non accordi negli interessi della cittadinanza. Quindi non so se noi andremo a rivedere gli indici o quant'altro nella commissione. Prerogativa di cambiamento sono le delibere di giunta e le scelte dell'amministrazione, non è certo le chiacchiere che poi andremo a fare in un salotto buono che potrà essere quello della commissione. Ci auguriamo che questa commissione sia effettivamente un punto d'ascolto e anche un punto che poi permetta di far maturare percorsi di tipo diverso a questa giunta che ha nettamente sbagliato nei confronti degli operatori, dei cittadini, della cittadinanza, del mondo del lavoro, della politica, dei dipendenti. Ha sbagliato questa giunta, ha sbagliato nel proprio operare, ha sbagliato nelle scelte, perché sono scelte che a quanto pare se domani saranno variate, anche se in minima parte, significa che la cosa era possibile variarla ancora prima senza ore di estenuante dibattito. Perché quando le scelte sono giuste, sono ponderate e moderate, sicuramente non portano a quello che è successo in questi giorni. Noi chiediamo che tutti i presentatori di PUA abbiano pari dignità, perché solamente avendo pari dignità e quindi pari ascolto ci sarà la possibilità di valutare quali saranno i PUA di interesse pubblico da sostenere e da portare avanti. Non crediamo che